Il colpo l'ha fatto il Parma con Mauro. Ma secondo me le motivazioni sono poche per sei mesi, poi io ho 4 punte per un posto solo, insomma, non... portare a Mauri da noi avrebbe bloccato Pinilla quando rientra, avrebbe bloccato Hernandez, ci avrebbe creato problemi. Ma sì, Hernandez e Pinilla sicuramente, con Micoli, per cui dico, come giochiamo noi con una punta sola, abbiamo 3 punte di livello, abbiamo preso anche Paolucci, per cui siamo a posto. Ieri mi ha chiamato, ma non parlo inglese purtroppo, mi ha chiamato il team manager del Manchester City, ma non so per cosa mi volesse dire, se per Pastore, per qualcun altro. Se volesse chiedere quanto vale Pastore, lei cosa le avrebbe risposto? Che adesso al momento è incedibile, però niente è incedibile nel mondo. Se lo sei col fare una pazzia, arrivi e mi fa la pazzia. No, è una partita molto difficile, speriamo che l'arbitraggio sia buono e che non condizioni più con gli errori il risultato, come ha fatto anche con l'Inter. È ancora arrabbiato? Sono molto arrabbiato perché il rigore di Pazzini era da prova televisiva. È chiaramente una simulazione. Con Dario Rossi non sono assolutamente arrabbiato. Io a Dario Rossi dico, quando mi fa delle domande, rispondo le critiche sulla partita e sul calcio. Lui rimane delle sue opinioni e io le esprimo da un'altra parte. Beh, allora cosa gli consiglia per la gara con la Juve? Non gli devo consigliare niente, lui sa già cosa fare. Io è dall'inizio del campionato che dico che la fase difensiva del Palermo è una frana e continua a essere una frana dal punto di vista tattico. Se voi vedete la posizione dei nostri giocatori sulla punizione che Pazzini ha fatto il 2-2, è una cosa patetica. Carattere, come ho detto, Mazzarri gliel'ha dato a Napoli e la nostra squadra non ha l'impulsività, la forza che c'ha il Napoli. Questo calcio si è già calato le braghe di fronte al valore dello sport, non ci sono più. Figurarsi davanti ai soldi di questo mondo, però deve cambiare, questo mondo che deve cambiare non solo nel calcio, ma deve cambiare in Italia e nel mondo, dove i valori sono spariti e devono tornare veramente a essere uniti con la nostra natura che ci ha dato questa bellissima terra e questo bellissimo mondo che noi stiamo maltrattando. Figuratevi nel calcio.